Iniziate a riprendere? Benvenuti nel canale dello chef Trocchicine, qua. Oggi anche con la GoPro Hero 4 Session per una doppia ripresa con il famoso point of view. Diamo una stabilizzata alla ripresa. Sembra che sia stato ok. E quindi andiamo subito a settare la telecamera, scusate. Qui vediamo se. Vediamo, tocco fornello. Stiamo settando anche qua dalla tablet per la ripresa. Vediamo se vado bene così. Mani. Ci darò yes. Quindi, come dicevo, oggi brunch di carbonara. Metto sull'acqua che dopo vengo a descrivervi un po' cos'è. Vediamo come siamo messi. L'acqua, padella ce l'abbiamo. Quindi andiamo a riempire l'acqua. Mi direte, guarda che casino la postazione di lavandino, ma per controbattere vi posso dire che i fornelli risplendono perché l'ho puliti oggi, come potete vedere. Intanto l'acqua andiamo a riempire a dovere, e ecco qua, l'acqua la mettiamo su, vai con l'acqua. Oh. Ecco l'acqua. Intanto online sul canale Camper Experience stiamo caricando il video della stufa di ieri. Quindi non perdiamoci in corbezzoli. Vi stavo spiegando che da questa presa si vede poco. Adesso è che me lo metto così. Quindi vi stavo spiegando che oh, ma se la metto uno sopra l'altra, guarda che lavori. Oh, bello così, però non mi vedo io. Ci vorrebbe un'altra staffa, non so se ci sta. Me la gioco sta GoPro così. Guarda che figata. Sperando che ci sta, sì. La doppia presa così è bella. Va bene, la faccio un po' così. È lo stesso video. Quindi dicevo, il brunch non è altro che una cosa americana, ovvero è composta dal breakfast più il lunch, ovvero la colazione più il pranzo. Se non mi credete, vi faccio vedere che ore sono. Sono le 11, 118, no, 118, no, è 11, è 1118, vabbè. E sono le 11, quindi se uno ha fatto un po' bisboccia la sera, la mattina si sveglia con un po' di rilento e ci si fa una colazione con il pranzo, che poi alla fine, se andiamo a valutare, oggi mi fermo un po' a parlare perché già ho quasi già tutto pronto, che poi oggi, in alternativa, come tante altre ricette, userò solo i rossi d'uovo come alternativa. Si userà sempre il guanciale, spaghetti, peperoncino, sale, olio, e sta prendendo fuoco qualcosa. No. E così, tornando a noi, vi dicevo che la carbonara, che tutti pensano che, no, dovrebbe essere sicuramente una ricetta romana, italiana. Però si narra che durante la guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, adesso di storia non è che. Dicevano che in pratica c'erano questi americani che erano in Italia, e apposta per quello che, facendo sempre colazione, loro abituati con la colazione della pancetta e uova, bacon, infatti, un giorno ne uscì fuori dicendo che ci voleva aggiungere la pasta, da lì è andata sta carbonara. La storia narra così, io non è che. Sentendo anche altri video. E così hanno unito insieme, perché non riproporre con l'evoluzione del tempo il brunch, che è questa colazione pranzo, è quello che andiamo a fare.
Quindi riprendo la cam dopo questo preambolo e andiamo a prendere i vari prodotti. Questa doppia ripresa mi è piaciuta, così. La riprendiamo e la riandiamo a settare con l'aiuto. Infatti deve stare un po' più su, vediamo qui, così le mani un po' più su, se non si vede la pancia. Così, così, eh. Si vede un po' tutto? Un po' su. Va bene, quindi andiamo a prendere una bella padella, che questa volta, a differenza della volta scorsa, padella penso, andiamo a fare, però la vorrei cucinare direttamente lì, che l'altra volta, dopo averla cucinata, una vaschetta buona, cremosa, tutto il resto, ma non è che l'ho digerita molto poi, forse perché essendo l'uovo crudo. Comunque andiamo a prendere i vari ingredienti, ovvero eggs. Oh, oggi vediamo anche un po' di lezioni di inglese. Eggs, two eggs, ovvero due. Abbiamo anche immancabili spaghetti pasta di secco. Poi li appoggiamo qua. Qua abbiamo, oh, il pepper era qua. Cazzo totale, il pepper and ben pepper and peperoncino, non so come si dice peperoncino in inglese, vabbè. E andiamo per un po' di, andiamo qua, il caos totale, e andiamo a prendere, la Coca Zero la prendiamo dopo. Andiamo a prendere il formaggio, perché vi devo dire che col pecorino è buono quello che vuoi, ma andiamo nella nostra dispensa, vi faccio vedere la dispensa dello chef, ovvero la andiamo a prendere il guanciale già tagliato, come vi faccio vedere, guanciale già tagliato e parmigiano reggiano, perché mi piace col parmigiano reggiano, che vuoi. E il guanciale mi sono avvantaggiato, quindi per questo che sto così a parlare con voi. Quindi la parcheggiamo qua, perché ci prenderemo la nostra porzione. Formaggio qua, andiamo con i rossi d'uovo. Con i rossi d'uovo, estrapolare solo i rossi d'uovo. Quindi ci serve un bel bicchierozzo IKEA. Qui. Va, vi faccio vedere anche una zoomata vicino, dai, su. Non fate i timidi qui. Con le riprese vi faccio vedere il passaggio delle uova, dai. Qui si è intrecciato un po' tutto. Scusate. Quello che viene sotto saranno molto contento, tutti questi sbattimenti. Qui andiamo a fare il discorso uovo. Il discorso uovo che abbiamo là. Tanto qui l'acqua bolle. Ci mettiamo anche il sale oggi, così, per aumentare la retenzione idrica. Quindi ci giriamo anche il tablet qui per vedere tutto a posto. Quindi ci siamo. Saltiamo il coltello IKEA. Quindi due uova, ecco, devo prendere il cestino qui. Arrivo, prendiamo la bella busta per l'umido. Dov'è? Attaccati, ecco. Ci siamo, ci siamo. Tocca prendere anche due bicchieri, perché qui facciamo tutta una differenziata. Prendo due bicchieri perché in alto ci mettiamo le chiare, sempre by IKEA. Qui ci vorrebbe anche una bella forchetta, e andiamo a prendere qua, forchetta per impastare questa, forchetta per mangiare questa, perché oggi ce la mangiamo così. Ok, sì. Quindi venendo a noi, appoggiamo qua. Queste sono uova lavate a terra. Terra? Sì, all'aperto. Via. Uno. Come le apro io le uova? Ecco, già ho fatto i danni.
Oh, il rosso mi sta partito tutto. Ho mezzo disintegrato in pratica. Che giochi. Vai con rosso. Che un po', come potete vedere, me l'ho giocato. Andiamo col secondo. Oh, c'hanno sti gusci che non so chi danno a mangiare. Coppla, coppla di nuovo, coppla, coppla, coppla di nuovo, dai che si sgancia sto robo, vai, è andata, pezzo clou delle uova è andata, questo è il bianco, non ci facciamo neanche i dolci, ma no, dopo butta crudo, non vi dico niente. Quindi abbiamo i rossi. Ci laviamo. Rossi alla mano? E non Valentino Rossi. Cioè, mi sono fatto la barba, si vede? No, già ricresciuta. Quindi rossi alla mano. Si può anche rialzare un po' di più. È tutto lento. Andiamo ad aggiungere i tre ingredienti clou. Ovvero, qui si mette. Devo alzare un po' di più. Ok, così. Si doveva mettere del buon 2, 3, 4, 5, bello piccante che ci piace. Sa peppers quanto basta, ma noi abbondiamo. E ce lo tra l'altro abbondato si sentiva. Lo teniamo anche per la tavola. Ok. Quindi andiamo ad aggiungere il parmigiano. Se vedete che l'impasto è troppo denso, dopo ci si aggiunge la famosa acqua di cottura perché è lì che fa la differenza per non fare la frittata classica. Qui abbiamo esagerato col formaggio, ma non ci sono problemi. Che andiamo ad appoggiare sempre là. È entrata l'acqua, mi sa che sta bollendo. Sì che sta bollendo. E quindi noi ci anticipiamo. Qui intanto per preciso lo mettiamo a posto. La telecamera vi facciamo ritornare indietro per la postazione, per la ripresa da qua. Ci siamo. Ok? Più su. Eccoci. Quindi vi dicevamo, andiamo a pesare la pasta. Oh, qui ci si è ribalta tutto. Andiamo a pesare la pasta, questo la portiamo qui. Pasta ci facciamo un solito 8 e mezzo, no. Col brunch, salti a colazione, sta roba del brunch, ti viene già fame, quindi prendiamola già, la pasta aperta qui, andiamo al settaggio, c'è da cambiare le batterie ma non lo facciamo fino a quando non ci lascia proprio, quindi andiamo a mettere 30 grammi qua e un altro 8 e 20. Tanto buttiamo la plastica qua. Dove è andata la pasta? Oh, ce l'hanno fregata. Forbici qua. E andiamo ad aggiungere, tagliando un po' così, ad aggiungere con la cottura 13 minuti. Dai che si setta a bilancia, 1,5 e mezzo, 1,2, vediamo se c'ho occhio, non è 1,2, 1,25, questo è 1,5 e sì che è 1,5, 1,49, 1,50, perfetto, 1,50 e andiamo. Ci sarebbe da fare altre alternative della carbonara, tipo con col guà, no, con i rigatoni e compagnia. Io addirittura l'ho visto fare con le fettuccine oppure con le linguette, come si chiamano? Con bucatini, bucatini. Qui allora andiamo qua, dato che mettiamo su l'acqua,
Visto ragazzi, quando è calda, al punto giusto, cosa che io sbagliavo sempre, si vede. Oh, facciamo danni, eh. Vi dicevo che la pasta va subito giù. Eccolo qua. E questa è la dritta, perché sennò stavo sempre lì ad aspettare, aspettare. L'acqua bisogna farla, sia loro, sebbene anche la prendono un pentolaccio più grosso. Che la butti giù, sì. E buonanotte ai suonatori. Allora, andiamo a mettere anche un po' di sala. Di salamandos, di sale. Qui allora da qui possiamo contare, facciamo anche 12 minuti perché uno dice che dopo deve essere al dente quello che è. Facciamo 12 minuti. Ma anche perché la dice che mantiene la cottura, quindi ragazzi 12 o 13 minuti non cambia niente, anche se non è al dente la fate dopo. Diciamo che la Dececco non scuoce mai. Quindi la pasta qui sta giù. Abbiamo 13 minuti per poter fare sia l'uovo qua che cucinare il guanciale, che non ci vorrà molto. Però quello che stavo studiando cos'è che era? A parte il guanciale, che già lo posso porzionare così se, per non sporcarmi. Come potete vedere già sono tagliati a fiammiferellis. E già lo spezzetto così dalle mani perché sennò non mi sporco. Una buona porzione di guanciale perché merita. Questo è un guanciale delle Marche, ragazzi. E vi ho detto tutto, tagliato. Qui investiamo sul tempo. Ah, che in teoria si potrebbe far già cuocere, ecco cos'è che volevo fare. Cuoce già il guanciale quando arriviamo alla porzione giusta, secondo chef. Penso che potrebbe andare. Andiamo a vedere. Sì, come porzione potrebbe andare. E quindi andiamo a accendere anche la nostra brava pentola. Qui il guanciale andiamo a rimettere a posto per prossime carbonare. E intanto vi dicevo che sul progetto YouTube, ah, ecco cos'è, io mi perdo in chiacchiere, c'è da salare la pasta. Questa volta usiamo il sale grosso. Sale grosso. Un pugnettino. Può bastare perché io non è che la salo tanto, però. Può bastare, può bastare. Perché con l'acqua di cottura la sfruttiamo per poter allungare il composto che stavamo facendo, ovvero questo qui. Come potete vedere, ve lo faccio anche vedere. È un bel pastone diventato, che dovrebbe essere la sua consistenza. Adesso vi do una sbattuta e ve lo faccio vedere. Ragazzi, questa è la consistenza. Tanto là sta friggendo. Questa è la consistenza, ve lo faccio vedere da cam. Qua se si vede bene la luce. Questa è la giusta consistenza. Vedo qua. E ve lo faccio vedere anche qua dentro in cam. Questa è la consistenza. Perché dopo lo andiamo ad allungare. Faccio vedere anche qua. Questo ha un senso, guardate com'è cremoso. Perché questa volta non ho sfruttato i bianchi, però ho messo tanto. Noi giriamo intanto il composto, ci vorrebbe una bella frusta, però non è che le possiamo avere tutte. Piano piano, se Natale è alle porte, sapete cosa regalarmi. Una bella frusta, non di quelle sadomaso, però quelle che si usano per i chef. Qui intanto vi faccio vedere cosa sta rosolando. Wow, questi sono i famosi fiammiferi di guanciale che andiamo a far diventare trasparente e anche a far staccare tra di loro, perché essendo prodotto congelato, piano piano li facciamo staccare e far rosolare da entrambe le parti, come potete vedere. Si gira, i minuti ne mancano 10.
quindi andiamo proprio in scioltezza. L'aggiunta dell'acqua sull'impasto, non so, che noi aggiungiamo a 5 minuti, dai, facciamo questa regola qui, a 5 minuti. Porca miseria, qui scatta, bisogna abbassare la fiamma, io addirittura aggiungere un altro po' di guanciale, però. Oh, scatta proprio, ci vuole un bel guanto. Abbiamo fatto in tempo oggi a pulire il guanto. Questo qua si sta rotolando. Stavolta non mi freghi più, c'ho il guanto. Questo è il guanto dello chef, by Eurospin. Se vuoi accendere un po' l'aspiratore, accendiamolo un po', perché sennò scusate un po'. Qui si abbassa la fiamma perché si sta dorando proprio alla velocità della luce con queste pentole, penso qua, che oggi lo andiamo a sfruttare anche come piatto, perché così fa più camper experience. Tanti mi sono bruciato una mano, forse, penso. Guardate la rosolatura. Facciamo anche due scatti, vi ricordo. Andiamo a prendere la macchina fotografica che abbiamo qua. Per gli amici telespettatori. Anzi, oggi la facciamo così. In precottura. Vi faccio vedere anche una bella foto di vari passaggi che dopo carichiamo anche su Facebook. Potremmo anche caricare in tempo reale. E va bene, un po' di aspiratore c'è, qua lo mettiamo di là, prepariamo il tavolo. Qui intanto si sta rosolando proprio bene, cioè è arrivato a cottura ormai, bello croccante come piace a me. Ha fatto l'olio, infatti l'olio non c'è da aggiungerlo, ragazzi, ve lo ripeto. Guardate già l'olio che ha fatto, io lo faccio vedere se si vede l'olio che già ha fatto senza farlo sbrodolare. E quindi può anche spegnere, dai. Qui aspettiamo l'acqua di cottura. E dopo la ripresa la faccio in doppia cam, doppia mangiata. Pensavo. Quindi eccoci qua. Continuo dopo col point of view, magari quando faccio la scolata. Qui abbiamo un bel 23 minuti che registriamo, 5 minuti manca la cottura. La parcheggio qui come prima, un attimo. Doppia vista. Come l'ho messo qui? Così. Ci sta? Sì che ci sta, sperando che non casca. Faccio anche la foto di questo perché è una cosa particolare. La doppia ripresa così. Quindi niente ragazzi, 5 minuti e si pranza perché ho un certo languorino, perché aspettando la colazione che ti svegli con la mega fame. Qui per arrivare a pranzo, un minuto e mezzo dovrebbe risolvere, lo facciamo qui, abbassiamo un po' il fuoco. Noi ci perdiamo in chiacchiere, ma c'era da prendere un po' di acqua di cottura, siamo a 5 minuti come avevo detto prima. E quindi andiamo a prendere con un grosso cucchiaio, perché per le porzioni che ci sono non bisogna prendere tanta acqua. Uno, due cucchiai, ragazzi, la porzione è due cucchiai, già si vede. Non so se avete i tempi 5 minuti o no, vedete già. Si è bello, è stato bello libero, ma noi continuiamo a sbatterlo.
e in ogni caso lo allunghiamo con il formaggio. Quindi ecco ragazzi, 2 cucchiai proprio di consistenza di acqua di cottura, dico contengono anche l'amido. Qui lo possiamo anche spegnere, che no, spero che si sia sentita. Lo ripeto di nuovo, 2 cucchiai giusto di acqua di cottura, e qui abbiamo una bella cremina, che prima era bella in posto. Questo penso che siamo giunti alla carbonara perfetta. Parte il discorso del pecorino perché è un sapore un po' più sciapo, non so come definirlo, però a me piace più col parmigiano. Quindi qua attendiamo altri 3 minuti che l'acqua faccia il suo dovere. Addirittura c'è una curiosità che qualcuno utilizza, cioè accende l'acqua, quando arriva in ebollizione ci mette sopra un coperchio e attende, e spegne i fornelli e attende l'acqua di cottura, che fa il suo corso, è uguale. Dicono che si risparmi e tutto il resto, che è un mondo. Però io sono abituato così. Potrei farlo una volta questa prova, magari dopo la cucino 2 volte la pasta. Sono un po' sonnato, ieri ho fatto un po' di balli latinoamericani. Per il brunch invece saluto la Bakery America, non mi ricordo come, fabbrica di dolci americani, Bakery, ad Osimo, dove ecco ho fatto anche la gara Members Food, che proprio loro anche, è uno dei pochi posti qui in zona che fa il brunch. E devi vedere che pezzo del brunch, infatti saluto anche Roberta, non mi ricordo il cognome, però sa il fatto suo, e quelle persone innovative, secondo il mio punto di vista, innovative che cavalcano quello che c'è al momento, e poi fai dolci che spettacolari, io non è che ne posso mangiare più di tanto che già fa carbonare tutto, però una volta mi avventurerei a fare il brunch da lei, magari gli chiedo se mi fa fare una ripresa, per farvi vedere il vero. The original brunch. Intanto qua attendiamo come quando aspetti l'autobus 52. Vi aggiorno sempre del discorso del progetto YouTube Carbonara. Se scrivete mangiare spaghetti alla carbonara, compaiono i miei 12 video tutti in prima pagina. Qualcuno adesso con le ricerche salta in seconda pagina. Però con l'aggiunta di questa oggi, di questa doppia, penso che qualcuno faccia un salto più in giù. E addirittura, ha suonato, sul discorso carbonara, se scrivi solo carbonara, compaio sempre in prima pagina, 2 o 3 video però. Quindi andiamo ragazzi a scolare la pasta. Apriamo un po' l'acqua qui, spegniamo qua le fresine. E dopo andiamo a metterli, ditemi. Riaccendiamo anche il fornello qua, per il discorso nuovo, in modo tale che lo cuociamo. Intanto andiamo a scolare l'acqua qua, se ce la facciamo, perché c'è un po' di traffico, diciamo, se non ho voluto svuotare, lasciamo qua. Ammazzo le scotta st'acqua. Oh. Ma non è che mi ascolti, mi sto ascoltando con l'acqua io. Scoliamola st'acqua, scoliamola st'acqua. Sempre fare lo studio, ho messo in ribalta gli spaghetti pomodorizzate. Va bene, qui a posto. Giornata, 1 ora e mezzo. Buttiamo sul giro, no, separiamo, rimasti 2 piccoli spaghetti che andiamo a prendere, che non si sa mai, sono quelli che ci saziano. Eccolo qua, quindi andiamo a impastare ad amalgamare, vero? Qua a padella calda. Il guanciale,
Vedete la ripresa? E via che ritorno alla ripresa. Arrivo subitissimo. Vi faccio vedere. Com'è? Così? Ok. Che lo vedo da qua. Quindi ecco ragazzi, si amalgama bene tutto. Guanciale con l'olietto che si è creato sotto, che adesso possiamo anche spegnere perché la padella è bella abbastanza calda. Ok. Da così andiamo a spararci sul composto. Un bel burnout così. Andiamo abbastanza veloci. O anche no, è uguale. Via. Qui l'acqua no. E a posto. Qua ci siamo. Qua bisogna non far fare la frittata, ma col discorso dell'acqua che qui possiamo anche togliere, spegnere tutto. Col discorso dell'aggiunta dell'acqua di cottura, i vari segreti, come potete vedere qua c'è proprio il segreto che non ha fatto la frittata. Quindi andiamo proprio ad aggiungere, cambiamo postazione e anche qua vai con l'altra postazione, cambio tablet, ce lo portiamo qua da qualche parte, scusate, ripresa di qua con tutte queste ripresa. Una faticaccia, qui ci sei, c'è il mondo come al solito. Andiamo al piano di sotto, vediamo se ci stiamo. Ok, ci possiamo anche stare così. Girata, e veniamo al dunque, ovvero la carbonara. Qui i tocchi finali sono, oh, non è che si è bruciato, no? I tocchi finali sono aggiunta di formaggio, vedete, visto che così cremina viene quasi sempre uguale, aggiunta di formaggio, dopo riandiamo a riaggiungere. Oh, è mezzo storto la ripresa là. Forse dipende da questo. Ci siamo. Dipende da tanti fattori. Questo. Dai, ci siamo così. E vi dicevo che qui tra tutti i settaggi. Formaggio in abbondanza, facciamo venire sopra il guanciale per una bella foto anche. Altro po' di pepe, la delizia di tutti. Facciamo una bella foto da copertina. Sarebbe no, una bella foto copertina ci vuole. Scusate se parcheggio un attimo qua. Ma ci vuole il cappello chef, una bella foto da copertina. Intanto scatta tutto. Poi vedete quando ce la mangiamo. Oh. Ok. Possiamo rimanere anche col cappello se volete. Rimaniamo col cappello? Ok, qua ci siamo. Sempre
se volete, va, c'è l'impostazione qua. Ah, guarda che bella impostazione qua. Seconda videata. Scusate. Scusate, andiamo a prendere. Lo caliamo. Si dice i ruti. Buon appetito. Sto manico. Lo dico ragazzi, da padella fa più camper. Vediamo come è venuta. Lo dico subito. No, vorrei dire, raga, ma zero frittata, non è né cremoso né, l'altra volta è venuto più cremoso, però secondo me lo digerisco meglio. No, proprio un bel brunch. Adesso si parla poco, si rotta tanto. Sì. Adesso trozza. Questa ragazzi è la carbonara perfetta, ci sono riuscito. Ci si migliora sempre. Dopo non so, ormai sai, una decina di volte la carbonara l'ho fatta. Sicuramente ci vogliono anche gli strumenti giusti. Una padella così, la carbonara può accompagnare solo. Salato, saluto i miei oltre 452 iscritti, 43 forse. Questo momento è il video del campo è online, quello della stufa. Questa è la carbonara, arriverà subito quella là dietro, la telecamera. Che la devo stabilizzare tutta storta. Vabbè. Questo con la GoPro. Vedete, ci d'olio. La devo montare come al solito perché la GoPro divide tutti i video. Col discorso del brunch, anticipi anche i tempi. Adesso dopo pranzo vado a fare un po' di giri. Quando gli altri stanno a pranzo, lui dice la colazione con la carbonara, io sì, beh sì, ti svegli con un po' più di fame, te ne fai un po' di più. E che si è visto oggi anche il compleanno di 107, mio fratello, che andiamo a salutare.
mentre ci divoriamo questa carbonara. Che hanno aggiunto questa qualità, guardate la duratura, ne potrei mangiare più duetti. Guardate, sì, questa è la carbonara perfetta. Solo con i rossi, forse è più leggero, non so adesso, se i bianchi influiscono su tutto. Poi mangiare la padella ha un altro gusto, fa più western, vedere Coca-Cola questa occulta. Ragazzi, non squagliata. Sta la fame tutto. Siamo a 3 quarti di registrazione. Siamo addirittura d'arrivo, l'ultimo forchettata. Vedete, zero frittata. Paolo Giacomo. Corrotto vi saluto. Vi invito a iscrivervi al mio canale che ve lo piazzo qua. Qualche altro video a camera qua e dove trovo spazio. E buon weekend a tutti ragazzi. Iscrivetevi perché sennò non fate più all'amore, non è vero. Stoppiamo la